30 settembre 2022, Gianni Colacioni in collegamento questa sera con Esmail Muaddes, grazie di essere con noi. Esmail, giornalista, scrittore iraniano, la nostra finestra sulla Persia, sull'Iran. È un po' di tempo che non lo sentiamo, ma abbiamo molti video, abbiamo intervistato più di una volta in interviste che sono molto suggestive e vi consiglio di andare a trovare alcune cose che abbiamo detto ormai anni fa, probabilmente sono molto attuali anche oggi, in cui parleremo di cosa? Ovviamente parleremo di quello che sta accadendo in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni che il 16 settembre scorso a Teheran è stata arrestata dalla polizia religiosa e dopo un po' praticamente è stata trovata morta, è morta a seguito di questo arresto. Ovviamente la polizia, le autorità dicono che si tratta di una morte naturale a seguito di un malore, ma la cosa è decisamente poco probabile. Ci sono anche, credo, dei referti o qualcosa del genere, delle prove o quasi prove, insomma, che dicono che insomma, si tratta di un pestaggio vero e proprio. Io prima di dare la parola a Esmail su questo, per dirci un pochino anche com'è la situazione lì, perché sono scaturite a seguito di questa morte delle proteste che si stanno allargando, sono molto forti e stanno praticamente travalicando l'ambito, il fatto in sé. Ecco, vorrei ricordare che Mahsa Amini era una ragazza di origine curde. Il suo vero nome è Gina, credo che si pronunci così, ma non sono sicuro, un nome che essendo curda è proibito, non è possibile portare. A te la parola, Esmail, e grazie ancora di essere qui con noi. Grazie a te Gianni, felice di essere di nuovo qui. Sì, Mahsa in realtà si chiama Gina, Gina vuol dire vita. È una ragazza di 22 anni, pieno di vita, che era venuta a Teheran da Kurdistan con suo fratello. Potete immaginare con quale entusiasmo, con quale voglia che veniva probabilmente per la prima volta nella capitale. Quando l'hanno arrestata, il fratello pregava le forze d'ordine che non ci portate via mia sorella, perché noi non siamo qua, siamo forestieri. Ha usato un vocabolo iraniano che non significa soltanto essere di fuori forestieri, ma per dire che insomma siamo soli. L'hanno portato, ma so, praticamente a quanto pare il colonnello delle forze di discernimento, siccome lei era preoccupata, urlava. Esce fuori, gli dà un pugno sulla testa di questa povera ragazza che poi Mahsa cade per terra e lo pesta con calci e pugni, che poi entra in coma, poi muore questa povera ragazza. E poi a seguito di questa morte di questa ragazza, poi il giorno dopo a Teheran davanti all'ospedale si radunano le persone e naturalmente si comincia subito a lanciare gli slogan. Giorno dopo praticamente si stende in Kurdistan, in quattro città dei curdi che praticamente rivendicano la morte della loro ragazza. Diciamo, il Kurdistan iraniano è una zona, diciamo, nord-occidentale più o meno, insomma, a confine quasi con l'Iraq. Esatto, praticamente è parte occidente, nord-occidente, come hai detto tu, sì. Quindi, insomma, è una zona, ovviamente, presumo, non urbanizzata, non ci sono grandi città, quindi questa ragazza ovviamente era veramente un po' come straniera, per quanto se fosse nel proprio paese. No, sicuramente è così, insomma, ci sono anche delle città più o meno grandi, ma comunque possiamo immaginare che capitale per chi viene dalla provincia è comunque un'altra cosa, quindi lei magari, ma io vorrei dire una cosa,
probabilmente la faccia allegra, piena di entusiasmo di questa ragazza che forse ha disturbato quegli scagnozzi del regime che l'hanno maltrattato in questo modo. Ti chiedo perché io non lo so, ma ho diciamo delle impressioni, delle intuizioni che forse sono sbagliate. Potrebbe essere che proprio le donne curde, rispetto a un certo ideale di donna islamica o secondo certi dettami, hanno un carattere poco compatibile, sono più gioiose, più allegre, in qualche modo anche da costumi più laici. Ma diciamo che le donne iraniane, gli iraniani in genere sono allegri, a quell'età sono allegre, le ragazze sono allegre. Poi in questi anni, siccome l'obbligo del velo è veramente assurdo, assurdo per il popolo iraniano, per i giovani, per le ragazze, questi ultimi, diciamo, mesi il regime ha stretto ancora i controlli per un semplice motivo, che la società iraniana è diventata una società assolutamente esplosiva. Se noi andiamo a vedere l'avvenuto di Raisi alla presidenza della Repubblica, che io ho spiegato in due articoli perché Raisi, non dimentichiamo che è responsabile delle uccisioni di oltre 30.000 prigionieri politici nell'88. Quindi, perché Raisi? Perché Raisi è una faccia feroce, perché Raisi è uno che uccide, Raisi è uno che è duomo, è praticamente obbediente al volere del regime di Khamenei. Per cui, visto la situazione, non dimentichiamo anche le rivolte impressionanti del 2017 e 2019, che il regime nel 2019 ha dovuto uccidere, secondo le nostre calcoli, diciamo molto approssimativi, 1.500 persone in 3-4 giorni. Che poi altri hanno fatto altri calcoli, si parla da 4.500 fino a 6.000 persone in 4 giorni. Di questo stiamo parlando. Per cui uno strumento che sin dal subito il regime ha usato imporre il velo alle ragazze per tenere tutta la società. Quindi soprattutto poi le donne, le ragazze, le giovani ragazzi, in questi ultimi anni, anche diciamo attraverso di togliere, mettere il velo, mostravano diciamo il loro malcontento. Fatto sta che si è sviluppata oltre che la protesta all'interno dell'Iran, presumo in varie città, ma anche in Europa, in vari posti, in vari stati, una ondata di solidarietà. Ci sono varie manifestazioni di appoggio e ho l'impressione che la dimensione, diciamo unicamente, perché poi ci sta anche quella, diciamo la rivendicazione di genere, ecco, mettiamola così. Però mi sembra che la cosa stia prendendo una piega diversa, cioè un qualcosa di, non dico fuori controllo per quanto riguarda il regime, ancora magari non lo è, però una rivendicazione politica, una vera e propria insurrezione politica all'interno dell'Iran. E allora io mi chiedo, forse un po' suggestionato da questo, ne abbiamo parlato tante volte, è venuto forse il momento che il popolo persiano riesca a vivere una primavera di libertà? Può essere Mahsa Amini l'inizio di una primavera, un po' come fu Mohamed Bouazizi per quanto riguarda le primavere arabe? Lui si diede fuoco, ma comunque sia, purtroppo certe volte la morte la scintilla che dà il via a un incendio che diventa incontrollabile, un incendio che potrebbe portare alla libertà. Certo, per le primavere arabe non ha funzionato molto. Sì. Anche non so se in questa sede o altre sede ho spiegato come mai non ha funzionato la primavera araba in presenza di un regime fondamentalista in un paese importante come l'Iran,
semmai apriamo un'altra volta questo discorso. Vedi Gianni, il regime iraniano, al contrario per esempio dei paesi arabi in quegli anni, il regime iraniano sin dal suo insediamento sapeva perfettamente che la massa, gli iraniani, non lo vorranno. Quindi mi ricordo che i primi 2 o 3 anni ripeteva spesso: al costo di uccidere 2 milioni di persone, noi non permetteremo che scoppiasse una rivoluzione, un cambiamento, eccetera, eccetera. E quindi voglio dire che sì, che la morte di Mahsa è stato, diciamo, scintilla che ha scoppiato questa rivolta. Però negli ultimi 4-5 anni più volte è scoppiata questa rivolta. Per esempio nel 2000, nel 2017 è scoppiata, diciamo, una rivolta per la fame. Poi nel 2019 un'altra, sempre per Caruvita, hanno partecipato vari strati della società, ma questa volta è una rivolta veramente trasversale. Per esempio a Teheran, dal nord di Teheran, zona ricchissima, forse alcune zone possiamo chiamare come parioli, come ricchezza, fino a sud di Teheran, che la gente è veramente cava dentro spazzature Ci sta anche a completamente. Teheran, Teheran Nord e Teheran Sud, come Roma Esatto, Nord e Roma Sud. esatto. A Teheran, da nord a sud, partecipano i giovani nell'università di Teheran. Molte università, o 60 università in tutto l'Iran, hanno partecipato. Oggi vedevo i nomi dei ragazzi che sono stati uccisi. Ho trovato molti ragazzi di 16 anni, un ragazzo di 15 anni. Quindi voglio dire che questo dimostra che in Iran da molto tempo si doveva fare questo passo, questa rivolta. Però non è accaduto fondamentalmente per due motivi. Il motivo principale, la repressione complessa del regime iraniano, una repressione complessa. Perché in tutti questi anni che il regime sta in difficoltà economiche, anno dopo anno sono aumentate sempre la paga, diciamo, la quota parte dedicata alle forze d'ordine. Altra cosa è la politica becera, nefasta dei paesi occidentali. I giornalisti, la stampa, i mainstream che praticamente hanno celato le notizie dell'Iran, della resistenza del popolo dell'Iran e quindi hanno permesso al regime di durare così tanto. Ricordiamoci tutti il discorso di riformisti, moderati, questo, quell'altro, che io veramente credo che un piccolo nucleo sapeva perfettamente che balle che stava raccontando, e poi gli altri, diciamo, occhi chiusi, andavano dietro. E tutto questo, il mio popolo ha pagato col sangue. Proprio relativamente alle implicazioni internazionali. L'Iran è uno dei pochi sostenitori dell'azione di Putin, dell'invasione quindi dell'Ucraina, fornisce anche degli armamenti. Ecco, io quello che volevo chiederti è se tu hai delle informazioni in qualche modo sulla connotazione, se è possibile dare una connotazione politica a questi ragazzi che pare che siano in gran parte giovani che si stanno ribellando. Cioè, rispetto a questa cosa, che si sappia, sono sostenitori di Putin e di questo sforzo bellico, o forse neanche sanno che l'Iran sta aiutando Putin. Ecco, c'è una implicazione, si può individuare un'implicazione su questo? No, gli iraniani sanno bene quello che sta combinando il regime iraniano, cosa sta combinando Putin in Ucraina.
tant'è vero che ministro degli esteri ucraino ha diciamo ripudiato, criticato quello che ha fatto il regime iraniano, rifornimento di questi di questi armamenti, però ha precisato che il popolo iraniano sta con il popolo ucraino. Quindi diciamo che gli iraniani non sono assolutamente d'accordo con Putin e quello che ha combinato. Però, visto che abbiamo parlato dell'Ucraina, una cosa che mi preme molto dire, l'Ucraina sta nel cuore dell'Europa, è Europa, è Occidente. Qui in Occidente pare che la resistenza fosse una parolaccia, che non esiste più, che esiste, che era di altri tempi, tempi antichi, eccetera, eccetera. Tant'è vero che anche in Italia molti intellettuali criticano perché quella gente resiste. Pare che quando uno viola la mia casa, occupa la mia casa, io devo cedere. Questo è passato così ultimi, diciamo, gli ultimi 50 anni. Il popolo ucraino ha dimostrato il contrario. Che non esiste l'uomo senza libertà, non esiste l'uomo senza dignità. Quindi, visto che noi da 40 anni stiamo facendo una resistenza, quello che sta facendo il popolo ucraino, a prescindere dal risultato, per noi è formidabile. Diciamo che quello che noi abbiamo fatto in nascosto, sotto silenzio della stampa internazionale, sta facendo Ucraina, quindi anche questo fatto della resistenza. Ricordiamoci che anche questo paese, l'Italia, è nata dalla resistenza. L'America stessa, mille esempi possiamo fare. Quindi noi siamo veramente con cuore e non soltanto con il popolo ucraino, perché hanno, diciamo, affermato il valore della resistenza. Una cosa veramente molto molto importante. È una vera e propria battaglia di libertà, per la libertà, per riacquistare e riottenere ciò che era proprio, cioè un territorio. Ci sono stati adesso dei referendum, stiamo parlando ovviamente della questione ucraina, dei referendum farsa, su alcune aree occupate dalla Russia. Ci sono tante battaglie di libertà. Io volevo, siccome stiamo andando verso la fine, ricordare che questa vicenda che ha avuto come inconsapevole Masha Amini è una vicenda che appunto ha una donna come protagonista. Spesso le donne sono protagoniste di battaglie di libertà. Vorrei ricordare le donne curde in generale, ma già prima di questo esempio ce le ricordiamo come combattenti, ma in tempi relativamente recenti contro l'ISIS. Con grande sprezzo del pericolo, con grande coraggio. Mi ricordo, voglio anzi ricordare, le donne afghane contro i talebani, l'esercito afghano, in qualche modo anche magari mal armato, ma comunque nel giro di 24 ore, ovviamente esercito tutto maschile, si è consegnato. E se ci sta qualcuno che si batte per la libertà anche di andare in giro senza un burqa o insomma di poter studiare, di poter uscire, di poter andare a scuola, eccetera, sono donne. Purtroppo l'attenzione nell'Occidente è un po' a giorni alterni, le donne saudite a suo tempo e le donne iraniane. Io spero che la battaglia per la libertà sia una battaglia asessuata, la libertà non ha un sesso. E questo grande coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani iraniani, al di là appunto del genere, mi fa pensare che insomma, è una cosa molto positiva. Noi probabilmente in Occidente magari siamo rimasti un po' a delle retoriche un po' antiche, fra maschilismo, femminismo, eccetera. Qui la cosa è molto più importante, molto più grave. Tu, Ismail, come pensi che andrà a finire? Pensi che, insomma, un pronostico che potresti fare? Questa volta è la volta buona.
Vedi Gianni, io credo che nel Medio Oriente, dove le donne sono maggiormente represse, io credo che la liberazione di donne e di uomini dei paesi sarà fatta attraverso della liberazione delle donne. La resistenza iraniana l'ha capito da tempi non sospetti, per esempio dal 1985. Tutti i dirigenti dell'organizzazione dei Mujahideen del Popolo, tutte sono donne. Oggi nella resistenza iraniana le donne sono una realtà. Se oggi, per esempio, tutte le manifestazioni che noi sentiamo in Iran ci sono le voci delle donne, non è un caso. Ieri o l'altro ieri le donne afghane sono andate a Kabul di fronte all'ambasciata iraniana per sostenere le donne iraniane. Fare una cosa a Kabul, una donna che fa questa cosa a Kabul, ci vuole Coraggio un infinito. coraggio, veramente da leoni. Quindi le donne afghane, le donne iraniane sono veramente dei leoni che sicuramente la liberazione di questi paesi passa attraverso a liberazione di donne. Io ripeto, questa volta, per esempio, adesso le manifestazioni sono estese oltre 170 paesi, con 300 morti. Il regime oggi, stamattina, è uscito un documento da parte di Amnesty International, in cui si diceva che il regime ha ordinato di sparare con proiettili da guerra. Quindi il regime sicuramente non cederà, ma io credo che con tutti questi giovani, con questa volontà, con questo profumo di libertà che sentono questi ragazzi, io penso che veramente la volta è buona, ma anche ha avuto un eco molto molto importante anche a livello internazionale. Molte cancellerie, oggi per esempio il ministro degli esteri tedesco ha parlato apertamente a favore della popolazione iraniana e per prima volta ha chiamato il regime dei mullah, perché questi sempre parlano Repubblica Islamica, questo Sì, quest'altro, sempre una certa ha diplomazia. usato un termine popolare come si merita, insomma. Io credo che veramente è la volta buona di abbattere questo regime, cambiando il regime fondamentalista dell'Iran. Se l'Iran diventa un paese democratico, essendo un paese così importante nel Medio Oriente, io credo che veramente faremo un passo molto molto storico, cambierà tutto il Medio Oriente e con cui il mondo. Sì, siamo sinceramente anche liberi TV schierata con il popolo persiano. Volevo soltanto fare un accenno rapidamente in chiusura sulla forma che sta prendendo questa lotta, almeno sui social, che sono questo grande veicolo anche di informazione, di testimonianze tramite soprattutto i video. La forma è il taglio dei capelli. I capelli sono stati ovviamente un po' il motivo di scandalo: erano troppo esposti i capelli di Gina, la chiamiamo Gina Mini, non erano sufficientemente coperti. La forma della lotta ha preso, diciamo, le sembianze del taglio dei capelli da parte delle donne. Taglio dei capelli che ha un significato rituale molto forte, è vero, Ismail? Sì, una cosa che in questi giorni è accaduto molte volte in Iran, bruciano il fazzoletto che il regime li impone e molti tagliano i capelli. La cosa molto bella è che molti ragazzi anche lo fanno. Per cui, per mostrare questa assurdità che le donne devono coprire il capello, devono coprire i capelli. Perché secondo loro chissà che cosa succede. Quindi questo è un atto simbolico che si fa bene, però voglio ribadire qui che naturalmente il problema dell'Iran non è velo sì, velo no. Certo.
problema diciamo è ben più radicale, la Diciamo che gente. potrebbe essere diciamo un messaggio: non abbiamo più paura di voi. Esatto, esiste in Iran, esiste la paura, sempre esiste paura. Se paura fino adesso era tra la popolazione, adesso la paura c'è, ma si è spostato nelle forze dell'ordine, nel regime iraniano. Infatti, in tutti questi giorni, il leader spirituale del regime Khamenei non ha fiatato, non ha aperto la bocca. Cosa deve dire? E quindi la paura si è spostato. Quando la rabbia popolare supera la paura, io credo che non c'è nessuno scampo. Perché allora un regime sia democratico che dittatoriale, quando perde diciamo, consenso popolare, oppure quando il popolo non lo segue più, non ha più paura, diciamo che veramente. La vita sarà terminata. Per cui oggi gli iraniani non hanno paura, le iraniane non hanno paura. E questo diciamo che vuol dire che il regime veramente è arrivato a capolinea. Bene, con queste parole ringraziamo Ismail Moades, lo ricordiamo, scrittore iraniano, la nostra finestra sulla Persia. Grazie Ismail, continuate a seguirci e continuate anche a vedere gli altri video con me Ismail. Grazie ancora, seguiteci. Grazie a te e a presto.